Ciao a tutti amici di eximardora.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi concludiamo i prodotti ricevuti da Rantopad e lo facciamo con l'unboxing della tastiera meccanica in formato di KL Rantopad MXX. Partendo velocemente dalla confezione, colorazione sempre lime, immagine illustrativa del prodotto, informazioni sia nella parte frontale sia in quella posteriore e nient'altro. All'interno della confezione troveremo come sempre dei manuali, degli opuscoli della Rantopad, scritti sempre in cinese ovviamente. Un piccolo oggettino che ci servirà per rimuovere i caps della tastiera e per pulirla eventualmente dovesse accumulare troppa polvere o sporcizia. Un cavo USB con entrambi i connettori classici USB placcati in oro, cavo rivestito in treccia di tessuto, buona qualità dello stesso. Ed infine troviamo la tastiera che, come possiamo vedere, è priva di tastierino numerico, essendo appunto in formato di KL, dimensioni e peso compatte, colorazione tendente sul viola, anche se più un blu scuro. Layout americano. Le principali caratteristiche di questa tastiera sono ovviamente la possibilità di variare diversi effetti di retroilluminazione tramite i tassi F10. Tramite il tasto F10, scusate, mentre variare su 5 livelli l'intensità della retroilluminazione con i tassi F11 ed F12, mentre il tasto F9, come anche sulla precedente tastiera, è adibito allo switch della modalità normale, alla modalità gaming, che disattiverà appunto il tasto Windows. Ovviamente sono presenti anche dei tasti multimediali, quindi potremmo utilizzare questa piccola tastiera per i maggiori scopi o utilizzi. Come possiamo vedere anche il frame della parte superiore è interamente realizzato in alluminio spazzolato. Quindi un'ottima cura per i materiali. Sono riportati anche dei LED di stato che ci indicheranno la modalità gaming se è attivo o meno, altre se il caps lock è attivo o meno e quant'altro. Nella parte inferiore troviamo un design abbastanza classico, leggermente spigoloso e rialzato. Possiamo vederlo da questa prospettiva qui. Presenti due piedini in gomma di dimensioni verticale, cioè sono stati posti in maniera verticale e non in orizzontale in più parti. Al centro troviamo un adesivo con le varie informazioni e troviamo anche la struttura che ospiterà il connettore USB, come possiamo vedere, che potrà essere rimosso agevolmente e quindi agevolare anche il trasporto della tastiera. Nei lati della tastiera troviamo come sempre questa specie di beige realizzato in alluminio con una finitura interna tipo annito d'ape carbon style, con la scritta ovviamente Rantopad in alluminio. Mentre passando ai tasti, che in questo caso non sono né CRMX né Kyle come anche nella precedente tastiera, però abbiamo la certezza che questo modello adotta dei Gateron, che sono una buona soluzione intermedia tra i primi due citati. Adesso vi mostriamo anche i switch. In questo caso vengono adottati degli switch di colore nero, però i Gateron hanno una forza di attuazione leggermente diversa dai CRMX e dai Kyle, quindi avremo un feedback tattile, scusate, simile ai Red, anche se sono appunto di colore nero. Vediamo meglio la scritta Gateron, se riusciamo a vederla. Sì, e ovviamente troviamo anche il LED nella parte superiore, lo switch che si illuminerà di bianco e quindi avremo una retroilluminazione bianca per la tastiera che, come abbiamo detto, ci permetterà anche di variare diversi effetti con la combinazione FN più F10 per i soliti tasti shortcut. E nient'altro, per adesso è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta che troverete sempre in basso a questo video nella descrizione e niente, un saluto da tutto lo staff.